Ciao fans, sono le 5.05 e hai la testa tagliata, se ti abbassi ci stai anche tu, ottimo. Adesso andiamo giù, salpiamo in moto. Saltiamo in moto e salpiamo in nave. Ci vediamo in moto e poi dopo basta, ci vediamo in moto. Dai, andiamo che è tardi. Sono le 5.25 del mattino, siamo stra in ritardo, quindi non filmiamo più niente, ci vediamo direttamente a Genova con il teletrasporto. Teletrasporto. Luna Colombo traffica con i bagagli. Luna Colombo beve. Ma dopo devi fare 200 volte la pipì, basta bere. La bottiglia, Luna Colombo sorseggia. Vorrei che ne abbiamo solo due, eh. Tienila da conto. E beh, dopo ci sarà in nave, compreremo. Sì, ma costerà anche tanto, eh. No, io non bevo. Io sono ricca. Quante volte l'hai detto mentre venivamo qua? Cos'è la sconfitta? Se parli così di bassa voce, non si sente. Ah. Si può alzare il volume che non si sente? E poi? Cos'è la sconfitta? E comunque sono le 8.20, siamo arrivati in porto. Quella. Sto pensando. Sì, indico, ma non si vede. Quella è la nostra nave. E siamo circondati da persone che ci guardano. E uno non può fare un video. E quanto pare no. È attrazione. Vabbè. Vabbè, niente, comunque ci vediamo quando saremo su sulla nave. Faremo vedere la bellissima cabina. Sweet. Adesso aspettiamo che sbarchino tutti, poi imbarchiamo noi e poi ci vediamo in cabina. Ciao fans, siamo arrivati in cabina. Il video che abbiamo fatto nel piazzale pensavo non si sentisse niente, invece si sente. Che cos'è la scottica? Basta, ormai è partita questa questa roba. Questa è la hit dell'estate 2021. Penso che in ufficio lo dirà 57 volte al giorno. E che cos'è la scottica? Sì. 57 solo al mattino, altre 57 al pomeriggio. Yeah. C'è la mia collega Jessica che lo dice con me, quindi siamo tutte nelle scoteche, eh? Comunque abbiamo parcheggiato la moto nei garage, non abbiamo filmato niente perché anche entrando in porto, a parte che avevamo tutto spento, però tutti ci hanno chiesto sospente, vero, perché non si può filmare, quindi non abbiamo filmato niente, ma non volevamo neanche filmare niente in realtà, perché... Comunque c'era una bella coda entrare giù all'imbarco traghetti, poi abbiamo parcheggiato il sole tipo un'oretta, meno male c'era un camper, ci siamo riparati dietro l'ombra del camper. Mi stavo sciogliendo, cioè sì. Proprio tipo è stato meglio che fare tapirulare in palestra. È vero. Proprio mi sono sciolta. Poi abbiamo parcheggiato le moto giù, legandole in qualche modo, speriamo che non si capotino, ma il mare dovrebbe essere calmo. Dopodiché, meno male c'era un fans che abbiamo trovato, anzi in realtà ne abbiamo trovati due nel piazzale. Però uno dei due ci ha aiutato anche a legare le moto. E non so come si chiami, però se poi vedi il video, grazie, magari ti ribecchiamo domani, cioè anzi in realtà stasera, perché facciamo la traversata di giorno, quindi magari lo becchiamo stasera giù nei garage, così gli chiediamo come si chiama. Facciamo vedere la cabina, il bordello. Il bordello. Però abbiamo sanificato tutto, perché è un po' da psicolabili probabilmente, però meglio essere sicuri che sia tutto pulito. Sì. Più o meno. Arrivando comunque nel corridoio, un cane ha cagato, c'era merda spiaccicata in tutto il corridoio. Per dire, Che schifo. Infatti, faccio, che puzza. E c'era tutta spalmata. Bello, bello, sì, bello, bello. Dica. Vuoi illustrare la cabina? Porta. Porta azzurra. Porta azzurra, bellissima. Cestino pieno. E l'hai nascosto? Non si vede il cestino pieno. Cestino pieno. C'è il tuo sedere in mezzo, vabbè, fa niente, ci fidiamo. Cestino pieno di salviettine. Roba varia ammucchiata, lo zaino, la borsa da sella, GoPro, eccetera. Uno specchio. Cose a caso. Ah, in realtà qua c'è tutta la roba da moto, caschi, guanti, pampers.
Comunque abbiamo già lavato tutta la roba, abbiamo cambiato le visiere, abbiamo messo quelle trasparenti visto che sbarcheremo di sera e non ci sarà neanche un lampione a scendere dove dobbiamo andare. Abbiamo dato una passata anche alle tute, che erano piene di insetti spiaccicati, perché digli quanti insetti c'erano. A parte che clima c'era stamattina? Faceva freddissimo, c'erano 19 gradi. Io avevo freddo. Ma soprattutto le zone che abbiamo attraversato, com'erano? C'era la nebbia bassa, proprio tipo... primi di ottobre. Tipo CSI che arriva quello con l'ascia e ti ammazza. Ecco, no, è vero. C'era un clima stranissimo lì dove abbiamo attraversato la provincia di Pavia. E niente, qua c'è un po' più di ordine. Pizzette, robe. Dice il pranzo barra merenda. Dice il reggiseno di luna. Facciamo uno zoom. No, che dopo si vede che è imbottito. Perché secondo te non lo sanno? Pensi che siano stupidi? Poi qua, altra roba della moto. Ma infatti ho voluto un appunto che aspettiamo tutti che il signor Buzzini paghi per fare un restauro. Quando sarò sicuro che saranno solo mie. Ah ok, beh basta che ve lo chiedi. Vabbè. Io devo anche accettare. Esatto, esatto, non è detto. Okay. E la cabina l'abbiamo fatta vedere, andiamo sul ponte a dire ai miei che siamo vivi, e anche i tuoi se vuoi, e dopodiché basta, torniamo in cabina e vi intratterremo per il viaggio. Dormiamo? Sì, probabilmente sì, dormiremo. More moments later. Siamo sul ponte della nave, non c'è nessuno, e siamo salvati da un bel pezzo anche se non ce ne eravamo accorti. Che è sociale comunque. Ciao. È finito di usare il telefono. Ma io sono il telefono. Che cazzo vuol dire? Scusa, cioè io sono social influencer. Secondo te parlando così a bassa voce si sente? Non si sente? No, secondo me no. Si può alzare il volume che non si sente? Devi dirmelo tu. E che cos'è? Beh, comunque siamo salpati, in realtà pensavamo di essere ancora in porto, invece no. E invece guardate qua. Noi ci siamo già avanti un bel pezzo. Però volevamo una nave cargo. Nave merce. Invece quella là è uno Yugo. Cos'è? Una Tirrenia. Quella là è una Tirrenia. Luna Colombo. Ma la Tirrenia è più bella della Moby? È uguale. La stessa compagnia. Ah, Luna Colombo è sempre su. Quindi è la stessa nave di merda? Sì. Ah, ok. Dovremmo un po' rivoluzionare queste navi, sono un po' datate. Mi sembra che siano un po' dell'epoca di Rose e Jack. Sai cosa servirebbe? Cosa? Lo yacht del tipo di Amazon, 131 metri. La Madonna. Sì, proprio lei. Wow. Adesso, visto che abbiamo dormito 2 ore, andiamo in cabina, dormiamo un po' e ci vediamo direttamente a Olbia quando sbarcheremo. Ci vediamo più tardi. Cioè, tra una decina d'ore in realtà. Esatto. 1 minute 37 seconds later. Siamo in cabina. So che abbiamo detto ci vediamo quando sbarchiamo, però ho detto boh, integriamo un contenuto dove siamo in cabina e stiamo mangiando. Appena inizierà lo sfogo questo piano. Luna Colombo, mangia le pizzette. Ma prima cosa hai mangiato anche? La pizza. E poi? E poi basta. Un pezzo di brezza, il pane con le olive. Vabbè, ma è... E poi dopo mi dicono, ma mangia con la tusa lì. Ma di tutto un po', scusa. Ma la mangia con la tusa lì. Sembra che ho mangiato tutto il panificio. Ho mangiato poco di tutto. Però hai mangiato? Eh certo, ho fame. Cosa faccio? Non mangio. Perché chiedono sempre, ma la mangia? La mangia o la mangia no? Chi? Ma tutti, tutti ti chiedono se mangi. Sì, mangia, mangia anche tanto. Mangia come me, forse a volte anche più di me. E no, non è vero? Mia mamma me lo chiede se mangio. Come tutte le mamme. Anche le nonne. Beh, comunque siamo qua in cabina, abbiamo mangiato qualcosina. Abbiamo messo su una serie TV su Prime Video, scaricata ieri sera, e basta. Direi che avendo integrato anche questo contenuto, cosa possiamo fare? Dormire. Esatto, guardiamo un po' di serie TV. E poi facciamo una nanna. Ci vediamo quando arriviamo a Olbia, per davvero questa volta, dopo essere sbarcati, perché se filmiamo al porto ci arrestano. Vero? Esatto. Cosa si dice? Many hours later. Luna? Cosa succede? Cosa succede? Che sono le 6. Sono le 6? Sono le 6 e un quarto, mi sa. 6 e 18. 6 e 18, abbiamo dormito circa 5 ore e mezza, più o meno.
Era una domanda, la mia. Non lo so. Ah, ok. Non lo so che sì, ora era. Più o meno era mezzogiorno quando ci siamo addormentati, ci siamo svegliati più o meno alle 5:30. I bambini della camera di fianco hanno fatto tutto il viaggio da stamattina a urlare, finché l'una non ha tirato due colpi al muro e si sente la madre che gli ha urlato: siete vergognosi. E aveva ragione, perché cioè, va bene tutto, ma anche un po' meno. E quindi adesso aspetteremo l'annuncio che stiamo entrando in porto, dopodiché ci ricambieremo perché siamo tipo un pantaloncini con i leggings e poi dobbiamo rimettere tutta la roba che c'è lì. E dopodiché cosa abbiamo? Ancora 2 ore al buio. 2 ore? Più o meno, sì. Beh, dipende quanto andiamo. E dipende che ora attracchiamo, perché se attracca alle 8 è un attimo far buio, sì. Si può alzare la musica che non si sente? No, non intendevo quello. Comunque sì, abbiamo messo le visiere trasparenti, quelle scure ci sono state perfettamente lì dentro, che era della forma proprio esattamente delle visiere, e quindi... Guarda che si vede il piercing all'ombelico. Sì, vabbè. Mi fai mica primo piano. Invece sì, è bello. Mi piace il piercing all'ombelico. Comunque le mani così perché? Perché se no scappano. Ah, ok. Vabbè, questa volta veramente ci vediamo tra poco in moto, quando scendiamo dalla nave. Euro 6, eh. Yeah.